è fatto pubblico che la Matori non è stata ammessa al campionato di A2, quindi con grosso dispiacere dobbiamo, pur non avendo ancora ricevuto le motivazioni, ma ci dobbiamo attenere a quello che ha stabilito la federazione. Non c'è stata intenzione di fare ricorso e quindi niente, questa è la situazione, nuda e cruda com'è. Tutto quello che andava fatto sul momento è perfettamente in regola. Ci sono delle incongruenze amministrative pregresse, come l'ho definite io, che hanno impedito questa iscrizione. Incongruenze che, parlando anche con la società, secondo il mio parere, ma secondo anche il parere più o meno generale, sono insormontabili, per cui anche un eventuale ricorso probabilmente non avrebbe apportato delle modifiche alla decisione del Consiglio federale. Presidente, che campionato farà l'Amatori l'anno prossimo? Allo stato un campionato giovanile. Una wild card che è stata offerta dalla federazione e per mia buona volontà rifiutata al momento. Non mi interessa regalare, se non a pochi, qualcosa che in molti non meritano. Differenza assolutamente personale per salvaguardare la mia onorabilità e controbattere tutto quello che di pubblicamente e immeritatamente è uscito in questi giorni. Ho dovuto assistere ad una campagna mediatica pesantissima, poi quello che c'è stato sui forum, sui media, sui social, lascia tutto il tempo che trova. Questo mio malessere sarà difficilmente digeribile. Qui dovesse passare il messaggio che io ce l'ho con l'Amatori. Cioè l'Amatori ha ottenuto con me, con Luca D'Onofrio, con Sandro Bucci e con tutti gli altri che ne fanno parte dei risultati eccezionali. Ripeto, borderline è una parola che mi piace tanto dire, per non dire qualcos'altro riguardo a quello che la piazza merita. Quindi ripeto, massima unità di intenti, continueremo col nostro settore giovanile, chiaramente ci lecchiamo le ferite a me per primo, poi fra un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, tutto può rinascere.